In queste ore sta facendo il giro del web una lettera molto commovente scritta da un nonno, il signor James Flanagan, per i suoi nipotini, prima di essere stroncato da un infarto il 3 settembre del 2012. Supportato dalla figlia, ha scritto: «Cari Ryan, Connor, Brendan, Charlie e Mary Catherine, la mia Rachel mi ha spinto a scrivere una lettera con qualche consiglio per voi, in cui raccontarvi le cose importanti che ho imparato nella mia vita. Ognuno di voi, scrive, è un dono meraviglioso di Dio, per la vostra famiglia e per tutto il mondo, ricordatevelo sempre. Non abbiate paura di niente e di nessuno, inseguite i vostri sogni e non fatevi scoraggiare dalle difficoltà o da quello che può pensare la gente, non fatevi condizionare. Tutti gli esseri umani, continua, sono uguali, alcune persone possono avere un grande potere temporaneamente, ma hanno i vostri stessi dubbi, le vostre stesse paure e le vostre stesse speranze. Fate poi un elenco di tutto ciò che volete fare nella vita. Non c'è un giorno giusto per iniziare qualcosa, ora è il momento giusto. Siete altruisti, andate nel mondo ad aiutare le persone, soprattutto i più deboli, i bambini, i paurosi. Ognuno porta dentro di sé un grande dolore e ognuno ha bisogno di compassione. Non unitevi all'esercito perché la guerra è un male e leggete tanti libri, una meravigliosa fonte di gioia, saggezza e ispirazione. Siate sinceri, viaggiate sempre ma soprattutto durante la giovinezza. E scegliete una professione che vi piace, non lavorate solo per il denaro, la vostra anima verrà paralizzata. Non urlate, non serve. Ogni volta che ho urlato io ho fallito e mantenete sempre le promesse che fate ai vostri bambini. Non dite vedremo quando si intende no, i bambini vogliono la verità. Vivete ancora in armonia con la natura perché è importante per l'anima e abbracciate le persone che amate. Dite loro quanto sono importanti per voi e non aspettate che sia troppo tardi. Siate infine grati ogni giorno per quello che avete.